La stazione di Prato Sardo, già stazione di Prato, è una stazione ferroviaria al servizio della frazione nuorese di Prato Sardo, posta lungo la ferrovia Macomer-Nuoro. Assunta nella prima metà del Novecento la denominazione di Prato Sardo, la stazione fu interessata da un maggior traffico in quegli anni, dovuto alla presenza di installazioni dell'esercito italiano nei pressi dell'impianto. Sempre nelle vicinanze dello scalo, nell'ultima parte del secolo, fu inoltre realizzata la zona industriale nuorese. Nel 1989 la gestione della stazione passò alle Ferrovie della Sardegna e da queste all'ARST nel 2010. Nello stesso anno la linea fu chiusa per quasi un biennio per l'esecuzione di lavori di ammodernamento che interessarono anche gli impianti della stazione, che tuttavia al momento della riapertura nel 2012 vide ridursi da 3 a 2 il numero di binari presenti con la dismissione del tronchino che serviva allo scalo merci in disuso, dopo la cessazione del servizio durante la gestione FDS. In passato dal binario 1 aveva origine anche un tronchino, poi rimosso per la realizzazione di una nuova banchina nei primi anni 10, che terminava dinanzi al dismesso scalo merci, composto anche da un piano caricatore e da un magazzino merci. Quest'ultimo è adiacente all'edificio principale della stazione, il fabbricato viaggiatori, una costruzione chiusa al pubblico a due piani a pianta rettangolare e tre luci sul lato binari. L'impianto è impresenziato. 5 minuti prima delle 6:30 è ancora buio e Mario è già davanti alla sua sbarra. Qui il treno non passa più, ma l'azienda gli ha ordinato di presentarsi ugualmente al cancello. Il suo posto di lavoro è la parte finale di una stradina dissestata e stretta, dove una macchina riesce a passare con qualche rischio. A 3 chilometri dal centro di lei, in mezzo alla campagna di Carrarzu, si sente soltanto l'eco dei campanacci delle pecore al pascolo e c'è una strada ferrata non proprio moderna, ma questo è un collegamento importante, l'unico esistente tra Nuoro e Macomer. Da 30 anni passo qui tutte le giornate. Il mio lavoro è esattamente questo: chiudere e aprire il passaggio a livello. Conosco gli orari a memoria. 5 minuti prima dell'arrivo del treno, chiudo il cancello e poi lo riapro. Se c'è qualche ritardo, non posso far altro che aspettare. Mario Cabitta ha 49 anni e ancora non ha coronato il sogno di cambiare mansione. Qualcuno mi ha definito una sbarra umana e forse è davvero così. Adesso il mio turno inizia all'alba e finisce alle 13:30, ma prima stavo qui fino alla notte, sempre da solo e al buio, a parlare con le formiche. Venerdì 15 giugno 2007, qualche minuto dopo le 7:30, lungo la linea ferroviaria, binario unico tra Biro e Bortigali, un treno merci che non ha rispettato il rosso alla stazione di Bortigali si schianta contro un regionale appena partito da Birori. Impatto frontale su una tratta di ferri e traversine vecchia più di 2 secoli. Il treno passeggeri era partito da Nuoro intorno alle 6:15 ed era diretto a Macomer. Il treno merci portava personale delle ferrovie della Sardegna diretto da Macomer verso un cantiere di lavoro. L'incidente è avvenuto in vicinanza di una scarpata e subito dopo una curva e i primi soccorritori arrivati da Nuoro e da Macomer incontrarono difficoltà per le prime cure. È stato confermato che ci sono stati 3 morti: un macchinista di 45 anni, Cosimo Serra di Macomer, Elisabetta Anna Beaver, 28enne di Oxford, e Bacchisio Arca, un disabile di 53 anni, originario di Silanus.